E bentornati su Game Yeah, siamo sempre Gian. Vendetta. Ti chiami Vendetta adesso? No, sì, il momento è un attimo. Ah, cosa fai? Calmi o rimproveri Emily? E ci sono un'orda di Wakiki. No, Matt, they're gonna hurt us. Cosa fai? Ti puoi muovere. Molto piano, sembra che tutto vada bene. E se lei stava trattenendo una brenza fortissima, molto piano, i cervi si allontanano piano piano. Dai, su, devi passare su, no? Spegni quella luce, spegnila. Posso andare via? Piano piano. E sembra andare tutto bene. Ok, non accetti... No, perché dovrei? Cioè, sono passato fin qua tranquillo. Cioè, era proprio... Però ogni tanto i quick time event ti mettono ansia e agisci distinto. Tipo in Heavy Rain, io mi ricordo che una cosa l'ho fatta, ma non avrei voluto, però la situazione era tesa, tesissima. Hai mandato a puttane qualcosa? Sì, ho ucciso una persona. No. Attento, forse poi ci sarà il tempo per farlo giocare anche a te, Heavy Rain. Voglio vedere. Pioggia pesante, mi vuoi far giocare? Sì, ma prima vuoi giocare pioggia pesante o la vita è strana? Pioggia pesante. Dici? Pioggia pesante, sì. La vita è strana, me l'hai già prestato. No, non ce l'ho io. Io non ho mai avuto la vita strana. Ah, no, Life is Strange. Allora, no, ho fatto confusione con. Beyond, fatto con Beyond d'anime. Sì. No, la vita è strana. No, allora la vita è strana. Sì, lo voglio giocare. Prima allora pioggia pesante o la vita è strana? No, la vita è strana. La vita è strana. Faccia se. Oh, non le sta mai bene niente a sta puttana. Dai. No, vedi che mette sveglio. Ah, sì, adesso usi Emily. Un totem giallo o nero? Mi sa marrone. O giallo? Giallo. Cristino cretino con pistola. È sul menu proprio. È un'entrata del menu. Andiamo. Billo Capil. Ma non è lui Billo Capil. Lui è Matt. No, ma sì, ma ormai la tensione è talmente alta che sono tutti Billo Capil. E Bruno Mart. Bruno Mart. Si chiamasse Mark sarebbe perfetto. Bruno Mark. Bello Bruno Mark. Ta 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 ta. Give me your attention, baby. Non mi ricordo, a te piaceva. No, a te piaceva. Coso? John Legend. Sì, John Legend è un figo. Hai visto Jamie Foxx che imita John Legend? Sì. È uguale. Give it up, George. Ah, sì, era figo. I don't wanna grow. Out of toys. Ah, è vero che faceva la canzone dei giocattoli. di Toys R Us. Il jingle della catena Toys R Us. Ah, ma devo salire da davanti, sì. Sono dietro. Sono scemo. Ok, dai, su. Saliamo sta scala del merda. Con gente del merda. What a thrill. Darkness to the night. What a thrill. Ah, ok. Era Matt. Ah, ok. Searching what I'm dancing to you. No. Oh. And you're so supreme. I give my life not for honor, but for you. Ma quindi ha lasciato la Shadow? Sì. Quanto sei poco Snake, Matt. Snake si sarebbe piantato l'ascia in fronte e sarebbe salito su.
I still in a dream. Snake Ida. Non è Snake Ida. No, non è Snake Ida. Ida. Ida anche. Ida di cosa? Di Mass Effect. Qui c'era qualcosa che brillava. No. No, era il locco finto. No, c'è. Ah, è la scala. Ma è la scala. Let's go, man. Come on. Oh, man. Come on. L'hai visto Louis C.K. che imita. Chi imitava già il e faceva appunto entrare e fa. You guys. Guys. Hi. I know. This is a very offensive impression. Lo faceva solamente per dare fastidio. Of a Mexican. Of a Mexican. Louis C.K. Siamo in un bel posto. Sì. Someday you feed go on a tree frond. Tindy, they'll try to survive all the day. You sing beauty in my life. Allora, ce l'abbiamo fatta. Ok, siamo arrivati. Sì. Ok, esploriamo. Cosa abbiamo qua? Una radio. A radio. Tep. No. Un cazzo. Quindi vuol dire che dobbiamo cerchiamo l'interruttore. Ti ho dato una ginocchiata al microfono. Sì. Fai violenza su questo microfono. No. Vorrei evitare. Una stampante. Boop. Se non c'è la corrente. Oh. Un armadietto. Cosa ci sarà nell'armadietto? È scomparsa Anna. Ah, perché non l'hanno trovata subito morta. Eh no, ci hanno messo un po'. Gli scuri si fa di cuoio marrone. Non indossava una giacca. Porta gli occhiali e ha un tatuaggio sulla spalla destra. È ok. E fin lì ci eravamo arrivati tutti quanti. Sì, te lo sbattono in faccia. Sto tatuaggio spessissimo, quindi per forza. Devi andare nella porta, Gabbo. Vabbè, andiamo alla porta. Ma fuori fa un freddo, boia. Ah, fuori fa freschetto. Eccolo qua. Facciamo un giro completo prima. Facciamo un giro completo, sì, potrebbe essere un'idea. Ah, ma come si muove veloce, Emily? Perché ha paura. Beats is up fast. C'è fatto? C'è niente? No. Oh, che bello. No, però prima voglio aprire qualcosa lì. Quell'armadietto? Sì. Benvenuti nel mio regno. Benvenuti. Ah, qui c'è appunto il bengala. La tigre. No, solo il bengala. Non ci sta una tigre lì dentro, no. Gabbo. Però il consiglio della pistola lanciare a zia me. Ma se sei una donna, non so. Dalla al guy, dagli modo di dimostrare il suo valore. Bene. Bene, allora accendiamo. Fisibili. Oh. Ah. Ogni volta che ci sono queste scene tipo di accensione di interruttore mi viene in mente Jurassic Park, in cui c'è cosa? Come si chiama già la dottoressa? Dottoressa Sattler? Professor Grant? È la professoressa Sattler, sì. Che va e fa. E c'è. E sono lì con il coso. Beth. Ah, ovviamente. E con John Hammond che gli dice: c'è un interruttore rosso con la scritta. Lo prema. Lei preme tutti gli interruttori e poi compare tipo un velociraptor da dietro di lei. Malissimo. Ah, ok. Vabbè, niente. Tutta roba. Tutta roba rego. E l'ho rivisto tipo 2 settimane fa Jurassic Park su Amazon Prime Video. Sì. E cazzo, è invecchiato benissimo. Sì. Continua. Aspetta. Vai, gira. Credo tu debba andare piano in modo da poter cercare la frequenza giusta. Vai. Ah, eccolo qua. Dai. Sta frase l'abbiamo sentita tipo almeno 8 volte. Oh. Per favore, dai, su.
tutta sta gente, nessuno che risponde. Oh! Hey, we're making progress. Parlate lentamente per lei già, in modo chiaro. È un problema. No, pensavo gli, pensavo gli rispondesse, bitch don't fuck with me, I will talk as fast as I would. Shut up. Ok, passo e chiudo. No, aspetti. Guarda, dietro l'altro stava overacting. Sì, un pochino. Cosa fai? A secondi insisti. Oh my god. Ok. My name is Emily. Emily. Ok. Informi o insisti? Non perdiamo la brocca, cioè. Lei l'ha persa tipo all'inizio del gioco. Potete parlare più forte, per favore? Non vi stavo sentendo. Su. Mm. Ah, ci hanno sentiti! Ehi! Degli elicotteri, Gabbo! Che tu da cioppa! Che tu da cioppa! Quindi until dawn. Roll credits! Cioè, vieni a prendere te. Sì, sì. Te. Bene. Dan Cliff. Dan Cliff. Insieme a Jerej. E Jerej. Che cazzo è accaduto? No, ha tagliato il cavo di tensione. Che cazzo c'ha delle tenaglie? C'ha i pinzi. Cioè io ho dovuto lasciare l'ascia giù. Eh sì. Però è un bengala adesso. Tu mi stai chiedendo di usare questi pinzi? Da dove ha preso fuoco, scusa? Boh, ci sarà stata una bombola lì. Il mondo perduto. È proprio il mondo perduto, sta scena. Questo è proprio il mondo perduto quando c'è il camper che... Sì. Ah! Bastardi. Sei scema però, amica mia. Voi che devi fare? Ok. Jesus. Ma che cazzo sta succedendo? Oh shit! Oh shit! Sì. Ma no, fine! No. No? Credo. Che cazzo sta andando? Ma sono le sabbie mobili? Oh fuck. E mi sa che dobbiamo andare a salvare Emily. Ma l'andremo a salvare nel prossimo episodio di Game Yeah. Never sing it coming. Il prossimo episodio, cosa faremo? Il prossimo episodio? Non lo so, ci proveremo. Ma la salviamo sta troia o... Ma proviamoci, dai, sto cercando di salvarli tutti. Cosa good boy? Di sicuro non Josh. No, però Gabbo sì, Gabbo è un good boy. Io sono un good boy. Non, I don't bark. Only blep.